Bentornati. Bentornati amici telespettatori, grazie per essere ancora in nostra compagnia. L'intervista fotografica di questa sera, un'intervista fotografica con il Presidente del Consiglio, Dottor Silvio Berlusconi. Benvenuto Presidente. Grazie. Benvenuto. L'intervista fotografica, Presidente, ha una peculiarità, è scevra da domande, sono delle immagini, immagini che lei vedrà, immagini che le genereranno delle suggestioni, in base alle suggestioni che avvertirà e avrà piacere di condividere con noi, la ascolteremo. Ho notato solo che abbiamo cambiato le poltrone rispetto al consueto, una sorta di vicinanza di rabocco quasi con Porta a Porta, per farla sentire magari un po' più a suo agio, perché generalmente erano differenti, però sono comode pure queste, quindi... Sì, non c'è la cintura di sicurezza però. No, non c'è la cintura di sicurezza, può andarsene quando crede, non è un problema. Allora, cominciamo, prego. Bene, Carlo Marx, credo che tutti abbiano sentito quella battuta che per la verità non è mia, ma è di Ronald Reagan, che disse è un testo fondamentale nella storia del mondo, che molti hanno letto forse distrattamente, qualcuno, diceva il presidente Reagan, l'ha letto e basta, e ha condiviso le idee di Karl Marx. Qualcuno invece l'ha letto e l'ha capito e si è fortificato come liberale. Quindi credo che il consiglio da dare è di leggerlo, se si crede, ma molto criticamente. Niccolò Machiavelli, il principe, ha una cosa molto bella che dice che dovrebbe essere un suggerimento a chi governa. Governare e volere fare delle riforme è la cosa più pericolosa che esista, perché tutti coloro di cui tocchi i privilegi ti sono fieri nemici e tutti coloro invece che da quella tua riforma avranno dei vantaggi ti guardano pensando, beh, se gli va bene è meglio per tutti noi, se gli va male è colpa sua. Il fondo l'elogio della follia, io ho fatto anche una prefazione a questo libro e dice una cosa che credo sia assolutamente vera, che le idee migliori, le cose migliori non vengono dalla ragione ma da una lucida visionaria follia. Credo che le grandi decisioni che hanno cambiato il mondo siano proprio frutto di una follia intesa come fantasia, come intelligenza immaginativa. Sant'Agostino, sull'ultimo libro credo che sia già un sacrilegio averlo messo insieme agli altri tre, possiamo passare oltre. Ah, bene, prego. Questa è la mia mamma, che compie fra poco 95 anni, che è una donna da combattimento, da cui ho preso in parte il carattere, una parte l'ho presa anche da mio padre, che era un uomo molto moderato, equilibrato, ragionatore. La mia mamma è tutta Sturm und Drang, è tutta impeto e assalto, e c'è una storia lunghissima. È una donna fantastica perché è rimasta orfana della mamma a 14 anni, si è caricata la famiglia intera in condizioni non facili perché il papà, mio nonno, faceva il cantante ed era normalmente disoccupato, e poi ha avuto ancora sempre da seguire, da pensare a tutta la famiglia quando mio padre si dovette riparare in Svizzera durante la guerra negli anni 40. E lì lei ebbe anche molti contatti con l'altra parte, con i tedeschi, con gli uomini che stavano con i tedeschi. C'è un episodio, lei era una pendolare, noi eravamo tutti rifugiati in un paesino lontano da Milano e tutte le mattine la mia mamma alle 4 si alzava e prendeva il treno dopo aver fatto 3 chilometri a piedi ogni giorno, anche in mezzo alla neve, anche incinta, e da incinta un giorno era sul treno con tutti gli amici pendolari e salì un tedesco armato di mitra che, avendo avuto la segnalazione dell'esserci in questa compagnia di pendolari una donna ebrea amica di mia madre, ingiunse la donna ebrea di scendere evidentemente per avviarla ai campi di sterminio tedeschi nazisti. Mia mamma che era appunto piccola e incinta lo affrontò direttamente, gli dice: non devi dire che l'hai trovata, fai finta di non averla trovata, vergognati, è una madre di famiglia, lasciala qui. Lui le disse: io ti ammazzo, io ti sparo. E mia madre, guardando a tutti gli altri che c'erano nella carrozza, nel vagone, disse: guardati intorno, tu ammazzerai me, ma da qui tu vivo non scendi. E lui si tirò indietro, ebbe paura, e la mia madre salvò quindi da quel destino quella sua amica. Quindi è una persona che con questi principi è sempre andata avanti, si è opposta per esempio alla mia
cosiddetta discesa in campo nella politica. Nessuno in famiglia era d'accordo, i manager della mia azienda erano assolutamente contrari. Una sera avemmo una cena ad Arcore e tutti furono fieramente contrari e cercarono di dissuadermi. Io invece vedevo la possibilità per il nostro paese di un futuro soffocante, illiberale, e quindi insistevo che era l'unica possibilità per garantirci un futuro da paese veramente democratico. E mia madre mi ascoltò sempre, nell'ultima parte della cena stette in silenzio. Poi tutti se ne andarono, io andai anch'io a letto, ma non riuscivo a prendere sonno, guardavo il soffitto e pensavo a tutto quello che mi era stato detto. Mia madre si diresse verso Milano, a un certo momento col mio autista, a metà strada disse al mio autista di invertire la marcia e ritornò indietro. Entrò in camera mia e mi disse: ho pensato bene, se tu ritieni che sia tuo dovere farlo, devi trovare il coraggio di farlo. E quindi io ebbi da lei il via definitivo. Da quel momento non dubitai più che fosse giusto e che io, se volevo essere degno figlio suo, dovevo trovarmi questo coraggio. E come sanno tutti, il coraggio l'ho trovato e credo che ancora oggi io da solo mi oppongo a una certa parte politica che viene da quei signori che hanno studiato ma non capito il capitale di Marx, e credo che ci vuole un bel po' di coraggio, perché non mi sembra di essere molto aiutato da troppa gente. Credo di fare una battaglia assolutamente necessaria e positiva per il nostro paese. In queste ore ascolta ancora sua madre. Ma mia madre mi è sempre vicina, la vedo tutte le domeniche, se non posso la domenica perché sono impegnato appunto per la campagna elettorale, la vedo il lunedì a colazione. La chiamo naturalmente tutti i giorni, lei è molto combattiva. Qualcuno addirittura dice che per esempio le elezioni regionali del 2001 le vincemmo per merito suo, perché io feci il periplo dell'Italia su una nave che chiamammo la nave azzurra, la nave della libertà. Mia madre venne in crociera con me, io facevo due discorsi, uno la mattina, uno al pomeriggio, a 5.000 persone che entravano nella pancia della nave trasformata in un auditorium. E un giorno ero molto stanco, mi ammalai e il medico mi ingiunse di saltare almeno la conferenza stampa della sera. C'erano oltre 100 giornalisti che ci seguivano. Mia madre era già pontra, come sempre, con la sua borsetta in prima fila per ascoltare il diletto figlio. Un giornalista le si avvicinò mentre io non arrivavo, prima ancora che venisse annunciato che io non avrei potuto fare la conferenza stampa, e il giornalista le fece la domanda. Poi subito un altro le si avvicinò, 3-4 giornalisti, lei rispondeva a tutti. Allora tutti i giornalisti giunsero di voler sentire anche loro e la pregarono di andarsi a collocare in mezzo a tutti i microfoni al mio posto. Lei andò là e tenne una conferenza stampa di 45 minuti, convincendo, credo, tutti i giornalisti che il giorno dopo, per la prima volta, cominciarono a scrivere bene di me. Quindi credo che sia veramente una donna di attacco. L'ultima che mi viene in mente adesso è una cosa che credo sia molto carina e che la sinistra ha anche utilizzato contro di me, mentre invece la realtà è tutta un'altra. All'ultimo suo compleanno io sono andato a trovarla a casa e l'ho trovata immersa in una serie di mazzi di fiori che tutti aveva ricevuto. Le dissi: mamma, ma ti vogliono veramente bene tutti? Dice: ma no, mi mandano i fiori non per me, mi mandano i fiori perché sono la tua mamma, non ho meriti. Meriti ce li hai tu, e a te che tutti vogliono bene. Gli dissi: mamma, no, guarda, qualcuno mi vuole bene, qualcuno mi vuole male. No, ti vogliono bene tutti. Mamma, credimi, per esempio, entrando qui prima è passato un tale in automobile, mi ha visto e mi ha fatto così, e dico: non è che mi vuole... Come così? Voleva dire che sei il numero uno, il migliore. Prego. Questa sembra posata, ma è una foto inventata all'ultimo minuto. Avevamo ricevuto in casa la signora Putin quella sera e il fotografo che l'accompagnava insistette che noi facessimo questa fotografia insieme. Sono i miei 5 figli, io ho avuto questa, ed ho questa straordinaria fortuna di avere dei figli che sono uno più bravo dell'altro. La prima, la mia destra, è Marina, intelligente, equilibrata, volitiva, mi ha regalato 2 nipotini bellissimi. Alla sua destra c'è mio figlio Pier Silvio, Dudi, un ragazzo equilibratissimo,
gran lavoratore, rispettoso di tutti, e loro due insieme hanno insistito, quando io per un certo momento pensavo di cedere la televisione al magnate australiano Murdoch, sono stati loro che invece hanno voluto che questo non accadesse e hanno voluto continuare a far progredire le aziende che il papà aveva fondato. Gli altri tre figli sono, la prima qui a destra è Barbara, vivacissima, intelligentissima, riesce a fare mille cose in un giorno. Cacciari ha detto a Cossiga, che me ne ha riferito qualche giorno fa, che lei è la migliore allieva che lui abbia mai avuto nella sua lunga carriera di insegnante. Alla sua destra c'è il più piccolo, Luigi, che ha il nome di mio padre. E Luigi è un bambino delizioso, molto intelligente, fa le divisioni più cifre a memoria, fa volontariato, accompagna i malati a Lourdes. In questo momento, non so se si può dire, ma in un momento di grande misticismo, l'altro giorno ho telefonato a casa chiedendo di lui e mi hanno detto sta dicendo le preghiere. Passano altri 5 minuti e io dico e lo richiamo, sta ancora dicendo le preghiere. Passano 10 minuti, lo richiamo ancora, dice, sta ancora dicendo, no, dico, sta dicendo messa, perché non è possibile. E quindi l'ultima a sinistra, 19 anni, è la mia Eleonora, la mia Eli, una ragazza solare, trasparente, straordinaria. È veramente bello avere dei figli così. Si disputano il papà. Io sto a Macherio, torno a casa poche sere, normalmente il sabato sera, la domenica sera, qualche volta resto il lunedì sera, si contendono lo stare a letto con me. E infatti facciamo le cose, se io sto 3 sere, una sera c'è Veronica, un'altra sera le due bambine che mi prendono come un peluche e dormono abbracciate a me, e un'altra sera con Luigi che mi infila le gambe sopra e si muove da morire, quindi non direi che mi consente una nottata tanto tranquilla, ma a me piace tanto, mi sembra che siano ancora piccoli e per me in fondo sono ancora i miei bambini. Prego. Oh, un altro figlio. Un altro figliuolo. L'impuro. No. Se c'è una cosa che non si può dire di Fede che sia impuro, è una persona pura, lucida, trasparente. È una persona leale, è una persona che ha il senso dell'amicizia, fa un telegiornale di parte che mi sostiene, ma è l'unico in tutto il panorama dei telegiornali italiani, credo che abbia il 7-8% di ascolto. Io dico così affettuosamente, un po' scherzosamente, che mi tiene in caldo le zie, io ho un grande successo con le zie, e lui contribuisce a tenermele, come io dico, in caldo. È persona che non attacca gli altri, dà sostegno a me e alla mia parte politica senza però fare cose contro gli altri, mentre invece sappiamo bene come i giornali e i telegiornali della sinistra attacchino duramente, ridicolizzando l'avversario, in questo caso di solito il bersaglio sono io, cercando di delegittimarmi, di farmi fare brutte figure e molte volte anche arrivando alla calunnia. Ecco, io credo che nessuno, anche di quelli che sono gli avversari politici miei e quindi di conseguenza anche di un amico come Emilio, possono mai dire di essere stati attaccati, denigrati, ridicolizzati da Emilio. Era un impuro come discendenza paterna, eh? Sì, sì. Andiamo avanti. Sembrava impossibile una volta che qualcuno potesse avere l'ardire in Italia di contrastare il gigante Rai, che era il serbatoio di tutti i politici, dove si infilavano parenti, amici, clientele dei politici. E io sono stato il protagonista di una lunga battaglia, di una lunga guerra, senza esclusione di colpi contro di me. Addirittura le mie televisioni furono scorate con dei decreti, degli interventi pretorili, e io ebbi a combattere delle battaglie storiche. Ce ne fu una che credo in molti le persone non giovanissime ricordano, la battaglia del Mundialito, che fu una tappa importante per la formazione del diritto dell'impresa privata di gestire delle televisioni nazionali. In questo caso la RAI per la prima volta si confrontò con un privato che poteva farle concorrenza nell'acquisto di un grande evento internazionale e scatenò tutti i suoi ministri e scatenò il suo direttore generale, l'onnipotente De Luca, e mi minacciarono in maniera
assolutamente pesante, minacciando di mandarmi la guardia di finanza se io non avessi rinunciato a quel evento, che per me invece era importante perché sentivo che era la nascita di un diritto per gli italiani di avere un'altra televisione di fianco a Mamma Rai. Ebbi delle telefonate di fuoco, mi ricordo una cosa, capii cosa vuol dire quando le gambe ti fanno Giacomo Giacomo, perché mi telefonò un importantissimo personaggio paragovernativo che mi disse: ti manderemo la guardia di finanza e ti faremo di tutto e di più. E io dovetti, mentre telefonavo, fare così sulle mie ginocchia, perché contro la mia volontà avevo le ginocchia che veramente andavano in uno come l'altro. Mi è successo solo quella volta nella vita, per il resto il coraggio mi ha assistito, ma anche quella volta ebbi il coraggio di continuare. Credo di avere reso un servizio a tutti gli italiani con la liberalizzazione delle televisioni, credo che abbiamo consentito all'industria italiana di svilupparsi. Una volta la pubblicità la Rai la concedeva soltanto a poche grandi imprese, quindi c'era un oligopolio, un'impresa piccola non aveva nessuna possibilità di poter far conoscere i propri prodotti al grande pubblico. Noi, introducendo invece la pubblicità nelle televisioni, demmo a moltissime imprese medie la possibilità di diventare grandi e a moltissime imprese piccole la possibilità di diventare medie. Là c'è anche una cosa bella, il biscione. Ha visto? Sì. È il simbolo di Milano, ma invece il drago, di avere in bocca un guerriero, ha in bocca un fiore. È un drago gentile ed è il simbolo di Mediaset. Prego. Un impegno concreto, meno tasse per Totti, poverino, guadagna così poco che è anche giusto che paghi meno tasse. E questa è l'ironia che noi stessi producemmo dando il via a un tormentone. Evidentemente lo slogan che io confezionai era meno tasse per tutti, cosa che abbiamo cercato assolutamente di mantenere, anche se la situazione che poi si è verificata in questi ultimi 5 anni, che sono stati i peggiori da tanti anni a sta parte, non ci ha consentito di abbattere le tasse fino al punto in cui avremmo voluto. Però abbiamo la soddisfazione che le abbiamo tolte di mezzo addirittura per le famiglie meno fortunate. Quando noi assumemmo quell'impegno erano soltanto 2,5 milioni i contribuenti che non pagavano tasse e che addirittura non erano tenuti a fare la dichiarazione dell'imposta personale sul reddito. Adesso sono 12,5 milioni, cioè abbiamo consentito a 10 milioni di contribuenti di non pagare tasse per nulla. E poi abbiamo abbassato anche le altre tasse per chi ha 15.000, 20.000, 25.000 euro di introiti annuali, a cui abbiamo fatto 55%, 24%, 14% di sconto. Però qua io direi che la cosa che mi viene in mente di più è che noi abbiamo la capacità dell'autoironia, cosa che non appartiene a tutti coloro che credono ancora nel capitale e il Max. Prego. Questa mia fotografia, vede come sorrido, mi dà l'opportunità di spiegare una cosa. Qui io ero ministro degli esteri, ero presidente del Consiglio, avevo assunto ad interim la carica di ministro degli esteri e da lì è cominciata la rimonta italiana, che dopo tanti anni, praticamente tutti i decenni precedenti, di marginalizzazione nella politica, aspettava che Francia e Germania decidessero una cosa e si accodava. Adesso ha una credibilità totalmente diversa, ha un ruolo, è interpellata in tutte le crisi, è tra i protagonisti della politica mondiale. Era un vertice di Caceres in Spagna e io avevo giocato a calcio con dei bambini, dei Boy Scout lì, che stavano facendo le fotografie di fianco a noi, e uno di loro faceva le corna ad un compagno e io alzai le mani per dirgli: non si fa così. Quindi con la mano facevo così, mi hanno beccato con la fotografia e hanno venduto l'idea che io facessi le corna al mio carissimo amico Piqué, ministro degli esteri spagnolo, di cui, e io sono amico sia suo che della moglie. Quindi ho capito, però no, la moglie è una serissima madre di famiglia, una compostissima signora, ma io sono molto amico suo di Piqué, che naturalmente ha subito capito di cosa si trattava. Niente, non c'è modo, ancora adesso persone della sinistra dicono: ci vergogniamo di avere un presidente del Consiglio che va in giro a fare le corna. E questi sono gli scherzi della informazione. Una fotografia scattata così senza spiegare a cosa si riferisce può portare a questo. Credo invece che tutti dovremmo essere orgogliosi del fatto che oggi
l'Italia non con la politica che si dice delle pacche sulle spalle, ma con la politica del comportamento coerente e leale nei confronti di tutti i principali protagonisti del mondo, dai vari presidenti degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Russia, del Giappone, sia veramente all'apice delle decisioni mondiali. L'abbiamo dimostrato attraverso diverse situazioni, per esempio abbiamo bloccato l'ingresso di certi nuovi paesi nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e siamo perciò protagonisti indiscussi. In Europa addirittura è stata l'Italia a imporre le ultime decisioni, per esempio abbiamo noi messo Barroso, il presidente che fa parte della grande famiglia della democrazia e della libertà, che è il Partito Popolare Europeo, di cui facciamo parte anche noi, a capo della principale istituzione europea, cioè la Commissione Europea. Oggi l'Italia è un'altra Italia, non è l'Italietta degli anni passati. Prego. E questa dove l'avete scovata? Qui c'è, se non sbaglio, al pianoforte c'è un fedele Gonfalonieri. Il vostro presidente, esatto, Bonolis. Fedele Gonfalonieri, che sembra Fred Buongusto in queste immagini. Sì, e che ha 20 volte i capelli che ha adesso, come vede. Sì, lì era cespugliato. Ed era un bravissimo pianista, è ancora un bravissimo pianista, concertista. Io, questa era l'orchestrina dei Salesiani, dove andavamo a scuola. Io sono stato 8 anni a fare le medie, il ginnasio e il liceo dei Salesiani a Milano. Questa era l'orchestra che noi avevamo messo su, io suonavo la chitarra e il contrabbasso e cantavo naturalmente. E sono tempi belli, in chiesa suonavamo l'organo e io intonavo gli inni religiosi, Don Bosco ritorna, eccetera, eccetera, e poi ci divertivamo anche, ma vedete che eravamo molto seri, composti, col farfallino, con lo smoking, da ragazzi di buona famiglia. Dai Salesiani, come voleva. No, dai Salesiani, ma poi siamo andati a suonare anche fuori. Per esempio, siamo andati a suonare durante l'università in locali per studenti, e lì sono stato licenziato da Fedele Gonfalonieri. Perché? Perché io cantavo, ma tenevo anche le pubbliche relazioni, soprattutto con le ragazze, devo dire. E Fedele si lamentava perché, non scendendo giù a parlare con tutti, non davo quel famoso completamento armonico che dà il basso, no? Boom, 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 sì. Il riempitivo armonico dell'orchestra. Io gli dissi: ma guarda, vuoi suonare bene e non avere pubblico, non avere clienti, o vuoi avere clienti e suonare un po' meno bene? Ci combattemmo in una aspra contesa, lui era il capo dell'orchestra e alla fine mi licenziò. Ma quello fu una lite ormonale che ci fu con le ragazze di quei tempi? No, non con le ragazze, tra me e Fedele, perché le ragazze, poi successe che io non ero più lì, In 2 settimane il locale cominciò a perdere clienti, si chiuse e Fedele dovette andare a suonare con il resto dell'orchestra in Libano. A lei non era lì? In Libano! Se la ricorda questa? Che resterà de nous amours? Che resterà de ces beaux jours? D'une photo, vieille photo de ma jeunesse. Beh, è interpretata molto bene, un presidente del Consiglio si espone troppo a cantarla. Però l'ho cantata centinaia, forse migliaia di volte. E allora un godimento ce lo conceda. Io sto facendo un'opera di convincimento. Vedete ragazzi, è la canzone della nostalgia. È un signore che guarda indietro ai suoi anni giovanili e dice: cosa ci resta di baci rubati? Cosa ci resta degli appuntamenti nel mese di aprile? Ci resta una fotografia, un sorriso, e poi guarda dov'è e dice: e adesso nelle nubi intravedo il volto dolce e gentile dei miei amori nella mia giovinezza. Quindi una bella canzone che si adatta molto bene alla età dei ricordi. Però io sinceramente non mi riporga quel microfono. Qui lo mettiamo qua. Perché avete messo il tavolino?
Poi complimenti e grazie. Gli appuntamenti del mese d'aprile, peraltro. Allora, tra poco torneremo, c'è ancora tanto da poter vedere, da poter ascoltare, insieme al Presidente del Consiglio, dottor Silvio Berlusconi. A tra poco ancora con Il Senso della Vita, grazie. Grazie. Sei nuovo succhi dal profumo irresistibile. Bertolli, assaggia il profumo. Alle 8.40 hai appuntamento con il coreografo? Alle 8.45 appuntamento per il corso di equitazione. Alle 9 in punto in atelier per la prova dell'abito da sera. Alle 9.10 in palestra. 9.30 appuntamento di discografia. 9.45 massaggi. Non ce la faccio più! Voglio ricominciare da zero! Ogni tuo desiderio è un ordine. Ecco la tua nuova giornata. Alle 6.30 mungere i cammelli. Alle 7 pulire la stalla. Alle 7.30 frappare l'orto. Alle 8 prendere l'acqua dal pozzo. Se ti avanzano 10 minuti, puoi lucidarmi anche questa? La fattoria. Tutta un'altra favola. Prossimamente su Canale 5. 12.40. Riapparapparà. Suona, fischia e canta. Pensa che i pinguini del Polo Nord fanno solamente un numero, il 12.40. Solo oggi ho scoperto spuma di champagne a Marsiglia e un uovo pulito. E sapete cosa ho fatto? L'ho comprato. Spuma di champagne a Marsiglia, profumo antico, nuovo pulito. È tempo di cambiare cavalli. Ancora per pochi giorni. Eco incentivi fino a 2.500 euro. Più finanziamento a tasso zero su Corsa, Meriva e Agila. E prezzi bloccati solo fino al 31 gennaio. Sabato e domenica dai concessionari Opel. Il Corriere della Sera presenta i grandi musei del mondo. La tua nuova collezione privata. Venerdì 27 gennaio in regalo il Louvre. Grande amica. In famiglia sono sempre stata io la patita del vivere sano. Però è stato mio fratello a fare Orizzonti, la nuova pasta con dentro i cereali e i legumi. Lui lavora alla Barilla e dice che l'ha pensata perché mi fa bene. Io la scelgo anche per il suo sapore. Tanti la pensano come me. Quando una cosa che fa bene è anche buona, fa bene due volte. Barilla, la pasta, nuovi orizzonti. Carlo e Federico, la luce dei Borromeo, nella Milano spagnola. Un legame inscindibile con Milano. Un'affascinante storia di arte e di spiritualità. Carlo e Federico, una straordinaria mostra al Museo Diocesano di Milano fino al 7 maggio. Dall'universo Perugina nasce Nero. Cioccolato fondente purissimo, in tante forme e gusti, infinitamente buoni. Nero Perugina, i piaceri del fondente. Ogni volta che stappi e poi ritappi una bottiglia, entra l'aria, il peggior nemico del tuo vino. Oggi c'è il Bag in Box Ronco. 5 litri di buon vino con lo speciale rubinetto V-Top che non fa passare l'aria. Ecco perché Ronco mantiene tutte le sue qualità. Ronco, vino buono dal primo all'ultimo bicchiere. Quando la tosse diventa un peso opprimente, Bisolvon Lintus con un'azione fluidificante scioglie il catarro e toglie il peso della tosse. È un medicinale a base di promixina, ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Se la tosse persiste, consultare medico. Thank you.
Con Stefano Di Battista e il Jazz Quintet riprendiamo la nostra cavalcata in immagini con il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ci siamo fermati a un'immagine di lei che suonava con i Salesiani insieme a Fedele Confalonieri, lei alla chitarra, Fedele Confalonieri al pianoforte. Sì. E andiamo avanti. E mi consenta però... Me l'ha detto, visto... grazie. Grazie. Le consento di fare un elogio e di dire bravo bravo al nostro maestro, che ha fatto un pezzo di bravura e che trae dal sassofono veramente ciò che vuole, non soltanto un suono dolce, vellutato, ma anche quando è necessario, di un'acutezza che difficilmente si riesce ad avere da altri musicisti, e quindi complimenti vivissimi. Eccoci qua. La Tour Eiffel, Parigi, la Ville Lumière, era per noi, dopo la guerra, dopo la grande guerra, per noi giovani di allora, era ciò che New York è oggi per i giovani di adesso. E io andai a Parigi, andai a studiare all'Università della Sorbona e passai uno dei momenti più belli della mia vita, perché poi mi innamorai di una ragazza che lavorava in un locale notturno e mi feci assumere da questo locale come cantante, appunto, quindi di giorno studiavo e di notte cantavo e suonavo. Poi mio padre, come lo venne a sapere, lei? Arrivò Josiane. Sì, arrivò, mi prese per un orecchio e mi riportò agli studi in Italia, come deve fare giustamente un genitore, però è stato un momento che ricordo sempre con grande tenerezza. A Josiane. Questo è Pigalle. Station de métro. Io, se vuole, le faccio la traduzione. Abbiamo. Questo è il quartiere di Parigi, dove ci sono tutti i locali notturni. È un quartiere dove alla sera ci sono le signorine che invitano i passanti ad unirsi a loro, dove ci sono gli hotel Moblé, cioè gli alberghi dove si entra, dove si esce, dove si passa, dove si parlano tutte le lingue del mondo, ed è un po' l'emblema della Parigi che si offre ai turisti come la città del divertimento, ed è una canzone storica per Parigi che ancora oggi rimane al primo posto tra le canzoni che vengono suonate nei locali notturni, molto spesso apre e chiude la serata, è intitolata appunto alla piazza Place Pigalle. Grazie, sembrava un elegante superquartiere geografico come si è costruito. Prego.
E io ho fatto anche la guida turistica, quindi so che come te salvi. Naturalmente. Ho fatto la guida turistica quanto da studente, mentre gli altri miei compagni normalmente andavano in vacanza, io andavo sulle navi da crociera della società Costa di Genova e facevo l'intrattenitore a mezzanotte, facevo tre mestieri, perché facevo l'intrattenitore a bordo, a mezzanotte imbracciavo la chitarra e facevo une voix et une guitare sul ponte, e quindi da mezzanotte alle tre cantavo e suonavo per chi non aveva voglia di andare a dormire, e nel pomeriggio, quando visitavamo le varie città toccate nei vari porti della crociera, scendevo e sul pullman spiegavo a tutti delle città che magari io non avevo mai nemmeno visitato, che visitavo per la prima volta. Vabbè, ma che avevo studiato sulle guide. Quindi prendevo tre stipendi e sono stati anche i primi soldi con cui ho cominciato poi il lavoro serio finito all'università. Ai remi no, mai, almeno qualche volta anche ai remi. Un presidente evocatore. Andiamo avanti. No, perché ho fatto anche canottaggio, perché amavo la grande muscolatura. Io, guardi. E quindi come studente ho praticato e ho fatto gare di canottaggio, e vincendone anche. Come essere umano mi sento un bruco a questo punto, perché... Prego. Bill Gates, un genio straordinario che ha una caratteristica di pochi geni, anche una grande concretezza. Lo conosco bene, siamo amici, è anche una persona che destina parte della sua ricchezza a fondazioni importanti. Sì. A fondazioni importanti, ha praticamente reso l'informatica alla portata di tutti. Lui, e quindi, prego. Il dottor Gates, se non sbaglio, è al secondo o al primo posto in base alla classifica di Forbes. Lei credo sia intorno al settimo posto. Questa trasmissione si chiama Il senso della vita. La ricchezza e il benessere è qualcosa a cui tutti ambiscono, ma c'è un livello oltre il quale si perde il senso di ciò che si ha. Come si vive una ricchezza di proporzioni, mi permetti, semi-incalcolabili? Se si riferisce a me, non è vero che sono al sesto o settimo posto, credo, non lo so dove. Molto lontano da Gates. Però in classifica, tenga presente che io nel momento in cui sarei stato capace della maggiore produttività della mia vita, perché con tutta l'esperienza accumulata, avevo 56.000 collaboratori, ho deciso di lavorare per il mio paese per evitare un futuro pericoloso al mio paese. Quindi nel momento proprio in cui avrei potuto dare il massimo, io ho ritenuto di avere già fatto abbastanza, perché poi i cimiteri sono pieni di gente indispensabile, quindi sapendo molto bene, e poi non credo che uno debba aspirare ad essere più ricco del cimitero, quindi ho deciso di dedicarmi ad altro. E in effetti ha ragione lei, quando si arriva a un certo livello si pensa a come impiegare bene, utilmente anche per gli altri, ciò che, di cui si dispone, e non si fanno più i calcoli attraverso il modello economico, insomma, ecco, si dimentica quello. Io per esempio ambirei, se un giorno potrò lasciare quello che sto facendo, mi piacerebbe molto, ho un sogno da tanti anni che non ho trasformato colpevolmente forse in realtà, mi piacerebbe andare per il mondo a fare ospedali modernissimi e a dire io ci metto l'X%, ma poi chiamo gli altri a mettere ciò che manca e a fare, dove soprattutto c'è più bisogno, a realizzare tutta una serie di ospedali, perché il grande problema nostro, e soprattutto il problema dei giovani, è quello dell'accrescimento della popolazione e della fame e della miseria nel mondo. L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, per esempio, dice che fra 20 anni avremo 2 miliardi di abitanti in più, e questi 2 miliardi nasceranno tutti nei paesi che oggi sono fuori dal benessere. Significa che fra 20 anni il mondo vedrà 6 miliardi di persone che, se le cose non cambiano, saranno nella fame, nella miseria, preda delle malattie, e 1 miliardo e 800 milioni nei paradisi del benessere. Quindi immaginiamoci che pressione migratoria si svilupperà da parte di questi 6 miliardi di persone che vorranno andare nei paradisi del benessere. Questo se noi non riusciremo a cambiare le condizioni delle varie popolazioni, pensi per esempio a quelli dell'Africa subsahariana, che oggi sono veramente drammatiche. Non si risolve il problema di questi paesi che ancora sono delle dittature, i paesi più poveri sono quelli che hanno dei sistemi totalitari,
perché con gli aiuti materiali economici dati ai governi non si arriva a raggiungere le popolazioni, i soldi rimangono nelle tasche dell'elite di governo, qualche volta abbiamo rintracciato tracce appunto in conti riferibili ai vari dittatori nel sistema delle banche internazionali. Quindi abbiamo preso la decisione, uno, di investire soltanto in cose concrete, facendo ospedali, scuole, strade, eccetera. Due, di mandare missioni delle Nazioni Unite per consentire che l'e-government, il governo digitale, cioè il fatto che si formi un'amministrazione in tutte queste comunità, possa essere prodromico al divenire della democrazia. Tre, fare pressioni anche con propaganda e dare misure anche economiche per arrivare a far sì che tutti questi paesi via via si trasformino da quello che sono ora in vere democrazie. Solo con la democrazia si può avere la libertà, soltanto quando c'è la libertà ciascuno può dare il meglio di sé e si può realizzare. Non si può pensare che un paese esca dalla miseria e si avvii verso il benessere se i suoi cittadini non godono della libertà, non c'è la parità di diritti tra uomo e donna, non c'è in effetti quello che in una parola si chiama lo Stato di diritto. Ecco, quindi noi dobbiamo impegnarci, e l'Italia si sta impegnando di fianco soprattutto a Stati Uniti e ad Inghilterra, per diffondere la democrazia nel mondo. E la globalizzazione, contro cui anche oggi ci sono ragazzi che si battono eccetera, è esattamente il contrario di quello che loro pensano, perché altro non è la globalizzazione, la ricerca di esportare il benessere attraverso l'esportazione della democrazia. Prego. Dei protagonisti della televisione di oggi, in alto Blob, che in queste sere si segnala per uno scatenamento continuativo nei confronti del Presidente del Consiglio, sotto Striscia la notizia di Antonio Ricci, con due protagonisti della sua comicità e due splendide veline, e sotto ancora, mi sembra, Le Iene. Le Iene, credo che Striscia la notizia e Le Iene siano la prova provata del fatto che le televisioni del mio gruppo non si comportano come si comporta a volte la televisione pubblica e sempre la terza rete della RAI, cioè fanno satira ma intanto non aggrediscono quelli che sono i miei avversari politici e anzi si divertono a prendere in giro quello che ancora è il loro editore, che non si interessa più della televisione ma che, essendo l'editore più liberale che si possa concepire, lascia che lo prendano in giro e si diverte pure quando lo fanno, se lo fanno bene, come spesso accade. Prego. Beh, questa è una bella fotografia, è un dono del presidente Bush, alla mia tavola, 20 anni di storia e di potere americano e quindi di potere del mondo. Il presidente repubblicano Bush padre, il presidente democratico Bill Clinton e l'attuale presidente George Bush, insieme alla mia tavola. Noi e io siamo amici degli Stati Uniti d'America, abbiamo sviluppato in questi anni un rapporto di grande vicinanza con l'amministrazione americana. Io sono stato amico ugualmente dei democratici che dei repubblicani, sono amico di Bill Clinton e di sua moglie, che probabilmente sarà la prossima candidata dei democratici per la presidenza degli Stati Uniti. Sono in particolare condizione di simpatia e di amicizia con George Bush, che è persona chiara, sì e sì, no e no, è persona quasi missionaria, perché crede nel dovere degli Stati Uniti di intervenire nel mondo là dove si aprono delle ferite e di diffondere appunto la democrazia del mondo, difendendo coloro che non sono in uno stato di libertà. Voglio dire che il lavoro della politica estera che noi abbiamo fatto, la politica estera è la cosa più importante poi per un paese. Diciamo che l'importanza è anche naturalmente della politica interna, ma direi 50% politica estera, e questo lo so che non è sentito dai cittadini, ma noi siamo dentro il coro
internazionale e per esempio se vogliamo essere esportatori dei nostri prodotti occorre che nei vari paesi i vari cittadini guardino all'Italia e abbiano dell'Italia un'immagine molto positiva. Questo è ciò che noi abbiamo perseguito con tutti i nostri rapporti di politica internazionale, oltre alla riforma della diplomazia, per cui oggi i nostri ambasciatori, i nostri consoli nel mondo hanno come prima missione quella di sostenere i nostri prodotti, di sostenere le nostre imprese nei paesi dove operano. Ma volevo dire, con questa politica della lealtà, dell'amicizia, dell'interessamento, io spendo parecchio tempo ogni giorno nel telefonare a tutti i miei colleghi, ma il risultato è straordinario. Per esempio credo che noi abbiamo dei mercati enormi, importanti, aperti nei nuovi paesi dell'est, dalla Turchia, la Romania, la Bulgaria, i paesi dei Balcani, su fino alla Federazione Russa, cosa che prima non esisteva assolutamente. Abbiamo ereditato per esempio una Turchia che ci guardava con grande antipatia perché i governi precedenti della sinistra avevano ospitato qui addirittura un terrorista turco, Öcalan. Quindi abbiamo dovuto ribaltare le situazioni. Io sono arrivato anche a fare il testimone del figlio del primo ministro turco Erdogan e quindi sono entrato per così dire a far parte addirittura della sua famiglia, perché credo che sia la Turchia non soltanto un protagonista importante dell'Europa e del futuro della più grande Unione Europea, ma credo che sia un mercato importantissimo di oltre 70 milioni di persone. Quindi il Presidente del Consiglio credo che abbia capovolto il modo di fare politica estera e credo che questo sia sommamente giovevole a tutta la nostra industria. Prego. Questo la dice lunga. Questo l'hanno messa gli autori, non me. Al di là della sofferenza personale del signor Bonolis, gli applausi che abbiamo sentito la dice lunga sul fatto che il Milan, che è diventato la prima squadra al mondo attraverso il numero delle sue vittorie internazionali, e io sono, non so se lei lo sa, ma il presidente che nella storia del calcio ha vinto più trofei internazionali, quindi il più importante presidente al mondo. Ma questo dovrebbe farle piacere. Quando l'Inter va fuori, io faccio il tifo per l'Inter quando incontra delle squadre straniere, e lei dovrebbe adeguarsi e fare la stessa cosa. ma non me la racconti. Come questa? No, io gliela racconto. Mio padre mi portava da piccolo, senza pagare naturalmente il biglietto, e io fino a 14 anni mi abbassavo persino, perché con un biglietto entravamo in due, erano altri tempi. Naturalmente non pagavo, la mia non era una famiglia ricca. Segna. Era una famiglia povera, ma erano i tempi in cui, quei tempi per dire, io dicevo ai miei figli l'altro giorno per i regali di Natale che io mi ricordo di avere ricevuto a Natale come regalo, e io fui molto contento, un astuccio di legno, di quelli che hanno la chiusura col tettuccio scorrevole, e dentro c'era una penna con tre pennini. Quello erano i tempi della guerra, e la carne si mangiava, se si mangiava, una volta al mese. Quindi io so che cos'è la miseria. Ma me lo sta dicendo perché sono interista, tutto questo? No. Io penso... Adesso però sorridete, per la prima volta dopo molti anni l'Inter addirittura ha scavalcato con due punti il Milan in classifica, quindi è un evento straordinario. Effettivamente abbiamo cambiato papa e quindi si è verificato anche questo per quanto riguarda l'Inter. Non dica però queste cose, mi costringe, se no, poi a tessere un filo costante di tutto quello che dice lei. Allora ricolleghiamo questa immagine alla Turchia di cui parlava poc'anzi. Alla Turchia? Scusi, abbiamo rimediato, perché siamo andati in Turchia, credo che abbiamo vinto 4-0, 4-1, l'ultima partita di Champions League, proprio nello stesso stadio di Istanbul. Abbiamo subito un momento di dispersione, di incomprensibilità, eccetera, ma subito ci siamo ripresi, siamo ritornati. Il Milan che vince e che convince. È la missione che io detti al Milan quando 20 anni fa ne assunsi la presidenza, e credo che la missione sia stata compiuta. È vero. Squadra formidabile, padrona del campo, padrona del gioco, eccetera, eccetera. E quando poi capita di vincere il derby da parte nostra c'è ancora più soddisfazione. Vorrei vedere. Soprattutto magari quando l'arbitro dà un rigore che non esiste. Tre fischioni, su. Tre fischioni. Allora.
Andiamo avanti. No, ma c'è, io capisco, per un restate con questa immagine. Vincere all'ultimo minuto e con un rigore che non c'era, bellissimo, è il massimo della soddisfazione. Bellissimo, 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 bellissimo. Prego, andiamo avanti. Questa è Veronica, che dire di Veronica, la si vede, è bellissima. Fu un colpo di fulmine, la conobbi nel mio teatro, al Teatro Manzoni a Milano. Recitava con Enrico Maria Salerno. La raggiunsi nel camerino dopo la recita, ne fui conquistato per la grazia, per la bellezza, per l'intelligenza. E poi ho avuto da lei tre figli straordinari, è una madre fantastica, forse un po' capò se vogliamo, perché impone dei tempi con l'interessamento alle varie discipline, dalle 3 alle 4 nuoto, dalle 4 alle 5 pianoforte, dalle 5 alle 6 inglese, questi poveri ragazzi, però alla fine i risultati ci sono e quindi evviva, e certamente sono stato fortunato anche in questo. C'è gelosia tra voi? Quando si ama non ci può non essere gelosia. Quando si arriva a una certa età si comincia anche ad averne un po' meno. Prego. Questo è uno scorcio del mio parco di Macherio. Quella è una magnolia obovata e poi ci sono tanti altri cespugli. In totale ci sono 56 tipi di cespugli. È un mio hobby, quello delle piante. E lo coltivo con grande passione. Nel mio parco in Sardegna, che spero di aprire quando non sarò più primo ministro, ai giovani, a tutti, alle scolaresche, eccetera, ho creato diversi musei, per esempio un museo di hibiscus che raccoglie 850 specie diverse di hibiscus, ogni specie diversa dall'altra, con dei fiori straordinari, con un sistema di riscaldamento per cui abbiamo gli hibiscus anche d'inverno, e ci sono circa 5 cespugli per 250, quindi 1250 piante in un anfiteatro bellissimo. Abbiamo un museo di agrumi con 164 differenti specie di agrumi, abbiamo un museo con 1200 palme, in totale 160 tipi di palme, un museo bellissimo di cactus con 500 tipi di cactus. Io tratto le piante col nome, le chiamo per nome, sono quasi... Non vengono, quasi, però. Quasi delle creature... No, non mi seguono, stanno lì, ma mi aspettano fedelmente. Okay. Sì, mi aspettano fedelmente. Comunque, insomma, credo che... io ho insistito anche adesso con la riforma straordinaria della scuola che abbiamo fatto dopo più di 80 anni, che anche questo aspetto della natura sia portato come materia di insegnamento, perché è qualche cosa di cui i nostri ragazzi devono poter godere, e se si conosce si gode, altrimenti uno passa, guarda ma non vede. Ecco, io credo che noi dovremmo insistere, perché è uno dei doni che abbiamo avuto. Ce ne sono tanti, perché, ma tra le cose più belle, insomma, oltre alla musica, ci sono appunto i fiori, il verde, certo, le piante, le nubi, i bambini. Ecco, io credo che con l'età si capisca quanti doni sono intorno a noi e come è bella la vita e come è bello il mondo. Prego. Che cosa suscita in me questa immagine? Sì. Il fatto che... Il presidente Corazziere, no. Il fatto... lì lei sa che io vengo accusato dalla sinistra di essere nano. Non ho mai pensato di esserlo, non so quanto siamo diversi noi di statura, mi sono sempre sentito una persona normale. Nella mia classe non ero certamente tra i più piccoli, ho fatto il centravanti di sfondamento giocando a calcio, quindi credo che... Ah no, se per quello, per il calcio, non so se lei sa, ma ho fatto anche l'allenatore. Ma ho certo, allenato per tanti anni una squadra. Beh, a calcio oltretutto. Curioso non abbia fatto la panchina. Il centravanti di sfondamento all'inizio. Sì. Poi sapevo ragionare, sono diventato regista a centrocampo. Poi ho fatto il mediano e poi negli ultimi anni, quando avevo ormai una certa età, ho fatto anche il libero. Non ho fatto il portiere, dato che il mio 1,71 m di altezza non mi consentiva di essere a livello degli altri portieri, ma ai miei tempi avevamo anche dei portieri piccoli che facevano gli scoiattoli andando, certo, dappertutto. Poi ha fatto l'allenatore, ha detto? Ho fatto l'allenatore, ho battuto tutte le squadre, compreso l'Inter giovanile, compreso ma ci il Milan. Il Milan addirittura, come confutarla? L'ho battuto con una serie impressionante di 3-0, incontrando la squadra del Milan ho fatto 3-0 in tre momenti diversi dei campionati. Ho vinto tutti i campionati a cui la squadra che si chiamava
chiamava Torre Scala, partecipava, e ho lasciato quando tutti i giocatori andarono a militare. Se questo fosse successo adesso, non avrei lasciato, i giocatori avrebbero, di allora avrebbero continuato a giocare, perché, come immagino i ragazzi sanno, ho regalato a loro un anno di angoscia in meno, un anno di studio, di lavoro in più, abolendo la leva militare obbligatoria. Ma ritornando alle suggestioni di questa immagine, anche perché è di questi giorni un colloquio che lei ha avuto col Presidente Ciampi. Ieri sera dalle 7 alle 9 con il Ministro degli Interni e il Ministro dei Rapporti col Parlamento e il Sottosegretario Letta, ho incontrato il Presidente Ciampi e il suo staff e abbiamo discusso di quando arrivare allo scioglimento delle Camere. Allora vorrei chiarire, perché i giornali di oggi hanno presentato la notizia, come purtroppo succede spesso, e lo dico ai ragazzi, esercitate il vostro spirito critico, quando leggete una notizia sui giornali domandatevi, ma può o non può essere vera? Che probabilità ci sono che questa notizia sia vera? Molto spesso le notizie che appaiono sulla nostra stampa attuale vere non sono, e quindi anche stamattina la stampa ha riportato di questo colloquio in maniera difforme dalla realtà. E di che cosa si tratta? Noi avevamo convenuto col Capo dello Stato che si poteva anticipare lo scioglimento naturale della legislatura, che dovrebbe essere, una legislatura dura 5 anni, noi siamo stati, le elezioni passate ci sono state credo il 13 di maggio del 2001, quindi le Camere si dovrebbero sciogliere praticamente al 13 di maggio. Dato che ci sono anche le elezioni amministrative, c'è l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, abbiamo pensato che fosse conveniente anticipare le elezioni e avevamo stabilito una data che ancora ci convince, che è il 9 di aprile. Per tutta una serie di giornate necessarie per indire comizi elettorali, perché i deputati possano fare campagna elettorale, eccetera, ci sembrò opportuno dire che alla fine di gennaio saremmo arrivati allo scioglimento delle Camere. Cosa è successo? È successo purtroppo che l'opposizione di sinistra ha ritardato tutti i lavori parlamentari, facendo a volte ostruzionismo, a volte facendo mancare il numero legale, e quindi molti provvedimenti che sono stati già approvati da una Camera e che sono provvedimenti a cui si è lavorato per moltissimo tempo. Quindi è un lavoro enorme. Abbiamo circa 40 provvedimenti, alcuni meno importanti, altri più importanti, che sono già approvati da una Camera, ma a causa dei ritardi dovuti al comportamento dell'opposizione non c'è il tempo, se da qui alla fine del mese, per poterli approvare. Allora al Capo dello Stato, io ieri ho portato il parere del Governo dicendo prolunghiamo, diamo rispetto alla data che ci sembrava logica, quella del 29 di gennaio, andiamo fino all'11 di febbraio, diamo perciò al nostro Parlamento 2 settimane di lavoro in più, dentro le quali potranno essere approvati tutti questi provvedimenti già incardinati nella Camera, eccetera. A me sembrerebbe veramente irragionevole e insensato che si chiudessero le Camere il 29 di gennaio, non c'è una ragione al mondo per farlo, se non il fatto che prima ci era sembrato che quella fosse una buona data, ma è emerso questo ritardo e quindi credo che sia logico, è una prerogativa del Capo dello Stato, ma oggi, proprio credo in questo momento, si stanno riunendo i capigruppo di Camera e di Senato, i presidenti di Camera e Senato diranno il loro parere al Capo dello Stato, che per Costituzione li deve sentire, il Capo dello Stato prenderà la decisione che gli parrà più opportuna. Io ritengo che sarebbe veramente assurdo non dare al Parlamento, invece che le molte settimane che secondo legge il Parlamento potrebbe avere, almeno altre 2 settimane. La sinistra naturalmente parla di atto di violenza, di arroganza, qualcuno ha detto anche cose più grosse, come al solito ribaltando la verità. Se a un certo punto dovesse verificarsi il fatto che queste settimane si ritenesse di non darle, potremmo addirittura arrivare a dire spostiamo la data del 9 di aprile, perché nessuno ci obbliga, non c'è qualcosa che ci obbliga a dire va bene il 9 di aprile, allora facciamo le elezioni nella giusta e naturale scadenza nel mese di maggio, così le Camere verranno sciolte molto più avanti. Questa è la situazione fotografica della realtà, sono sicuro che il Capo dello Stato ci farà lavorare i nostri deputati e senatori per altre 2 settimane. Brevemente, rimanendo su questa immagine e nelle sue
rientra nei suoi desideri, nelle sue ambizioni, la Presidenza della Repubblica? No, io penso che sia necessario continuare il lavoro, il grande lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, io, il dottor Gianni Letta, che è la vera anima di Palazzo Chigi, e molti ottimi ministri, che hanno prodotto un lavoro di riforme straordinario, più di 30 riforme, quante cioè messi insieme tutti i governi della storia della Repubblica, i precedenti governi non erano riusciti a fare. Noi abbiamo fatto un piano, per la prima volta nella nostra storia repubblicana, un piano di grande ammodernamento dello Stato, che è partito, uno, dalla riforma dell'architettura costituzionale, per cui abbiamo prodotto il federalismo, consegnando alle regioni la responsabilità delle strutture sanitarie e delle strutture scolastiche. Abbiamo diminuito il numero dei parlamentari, credo che sia una cosa assolutamente positiva. Abbiamo fatto sì che le leggi non si debbano più approvare nelle due Camere, ma che l'80% delle leggi possono essere approvate soltanto da una Camera e da una sola Camera. E poi abbiamo aumentato dal 2011 in avanti i poteri del Presidente del Consiglio, che oggi deve mettere in campo soltanto la sua personale autorevolezza nei confronti dei ministri, perché non li può dimissionare, quindi non ha quei poteri che hanno invece gli altri suoi colleghi negli altri paesi europei. Poi abbiamo fatto un altro grande momento di ammodernamento, quello della pubblica amministrazione, che abbiamo trovato obsoleta, pletorica, stiamo riuscendo ad organizzarla in una maniera diversa e soprattutto a razionalizzarla e a modernizzarla attraverso l'applicazione degli strumenti delle nuove tecnologie della comunicazione, del digitale. A partire da ora, subito, i cittadini italiani possono rivolgersi a tutti gli uffici della pubblica amministrazione attraverso il loro computer via internet e possono avere servizi, autorizzazioni, concessioni, informazioni, senza andare a fare le file che occupavano fino a ieri il 18% del tempo delle famiglie italiane. E poi un altro grande riforma è stata quella di cominciare ad aprire i cantieri, ne abbiamo aperti 51, secondo un piano di 125 grandi opere che non sono state fatte negli ultimi 30 anni, dove un malintenso senso dell'ecologia e i movimenti ambientalisti hanno reso difficile l'apertura dei cantieri. Pensi, per esempio, che nei 5 anni dei governi precedenti della sinistra si sono aperti cantieri soltanto per 7 miliardi di euro, cioè 14 mila miliardi di vecchie lire. Noi in 5 anni abbiamo aperto cantieri per 51 miliardi, cioè circa 100 mila miliardi di vecchie lire. Più di 7 volte tanto. E se non si fanno le infrastrutture, noi saremo alla paralisi fra qualche anno, perché ogni anno si incrementa notevolissimamente sia il numero delle automobili sia il numero dei TIR. Perciò dobbiamo fornire il nostro paese di altre strade, di altre autostrade, e dobbiamo soprattutto portare il traffico delle merci dai TIR, che oltretutto sono pericolosi ed inquinano, sulle rotaie, sul treno, e quindi dobbiamo dotare l'Italia, in connessione con tutti gli altri paesi europei, dei cosiddetti sistemi di ferrovie ad alta velocità, ad alta capacità. In conclusione, credo di dover essere sereno, perché abbiamo lavorato duro, 7:15 di mattina, 2:30 di notte, tutti i giorni della settimana. Martedì, mercoledì e giovedì il dottor Letta bussa a mezzanotte al mio ufficio e prepariamo insieme i provvedimenti per il Consiglio dei Ministri che si tiene il venerdì. Non credo che nella storia della Repubblica, così almeno affermano i commessi di Palazzo Chigi, ci sia mai stato dei governi che abbiano lavorato almeno la metà di quello che abbiamo lavorato noi. Siamo stati lì 5 anni... 4 anni e mezzo, e gli altri governi in media sono rimasti soltanto 11 mesi. È chiaro a tutti che in 11 mesi anche il più bravo Presidente del Consiglio non solo non può conoscere bene i suoi collaboratori, quello di cui si può fidare e quelli da cui invece è meglio non fidarsi, ma non riesce, se capisce i problemi, a trovare le soluzioni giuste, ma soprattutto non riuscirà mai a concretizzarle realizzandole. Quindi la stabilità è già un nostro grande vanto. Ora sarebbe suicida per l'Italia buttare via tutta l'esperienza di questa squadra di governo che ormai si è impratichita dell'azienda Italia in 5 anni e che potrà utilmente continuare il lavoro in 5 anni, anziché azzerare tutto come promette la sinistra, portando al governo delle persone che nella loro generalità non hanno mai lavorato e fanno la politica come mestiere, da professionisti della politica
politica e che quindi in questi 5 anni hanno soltanto, mentre noi abbiamo lavorato duro, hanno soltanto chiacchierato, criticato, insultato, fatto istruzione in Parlamento, fatto scioperi, ci hanno insultato ed hanno diffuso dappertutto pessimismo e catastrofismo, poiché i consumatori consumano di meno e chi deve investire deve avere tanto coraggio per poterlo fare. Non credo di aver esagerato no. nel parlare. No, no, lo dico sul serio. Abbiamo, se no, scusi. No, dico temporalmente. Io dovevo venire qui da lei per certo. accontentare lei per una buona trasmissione sui fatti diversi dalla politica. Ma poi, dato che siamo in campagna elettorale, dovevo anche. Come trattenersi? È un mio dovere certo. quello di far sapere ai cittadini come stanno veramente le cose. Siccome siamo circondati dalla disinformazione, credo che una volta tanto. Uno squillo di verità faccia bene. L'ultimo squillo che le chiedo, uscendo dalla logica politica del suo attuale compito, è quello di osservare questa foto, l'ultima, e di regalarci quello che l'uomo Silvio Berlusconi legge come proprio senso della vita. Beh, la vita è il dono più grande che tutti noi abbiamo ricevuto. È meravigliosa, occorre saperla mettere a frutto. Credo che ciascuno debba poter conoscere se stesso, debba sapere porre rimedio alle proprie carenze, debba saper valorizzare i propri talenti e spendersi per sé, per le persone a cui vuole bene e possibilmente anche per gli altri. Tutti gli altri. Il punto di partenza nei rapporti con gli altri è che bisogna portare a tutti rispetto, a partire dalle persone più umili, e bisogna sapere che il bene di tutti è qualche cosa che riguarda ciascuno di noi. Bisogna cercare di difendere quello che è anche il bene più grande da cui derivano tutti gli altri beni, che è la libertà, e che il fatto di difendere la libertà sia la missione più alta e più nobile, credo che questo sia chiaro. Possa essere chiaro ai giovani, a cui per esempio dico interessatevi della cosa pubblica nel vostro paese, nella vostra città, all'università, nella vostra azienda, non facendo politica come un mestiere, ma facendo politica come servizio all'interesse di tutti e continuando nella propria professione. Un uomo è tale se dà un senso alla sua vita, se raggiunge dei risultati, e direi che per raggiungerli bisogna anche, oltre ad avere e a darsi una missione ambiziosa, bisogna puntare sempre in alto, e direi che solo puntando in alto si raggiunge, se si mira al 10 si raggiunge l'8, e naturalmente mettendo in campo tutto il lavoro e tutti i sacrifici necessari per raggiungere un traguardo che ci si deve porre, deve essere un traguardo ambizioso. Poi bisogna anche dedicarsi a quelle che sono le gioie più intime. Credo insomma che un uomo, per essere e sentirsi veramente tale, deve darsi e avere una missione e deve avere un amore. Se tutto questo c'è, un amore, una donna, una famiglia, una missione, credo che un uomo possa sentirsi un uomo non inutile, un uomo vero. Grazie al Presidente del Consiglio, dottor Silvio Berlusconi. Grazie. Grazie mille, Presidente. Grazie. A tra poco ancora con il senso della vita. Grazie.